Buongiorno, io mi sono già da una bella sistemata. Infatti, come potete vedere, già truccato gli occhi. Comunque, adesso stiamo preparando da mangiare e poi dobbiamo andare appunto a fare un po' di spesa. E niente, poi devo tornare anche a fare il trattamento al viso, non so quando. Infatti devo mandargli un messaggio e poi ci ritornerò. Allora, siamo tornati da fare la spesa. Io mi sono già cambiata anche i pantaloni. Praticamente, vi faccio vedere. Ho messo questi, quelli con la risalta, maglietta nera normale, non ho uno specchio con cui farvi vedere, quindi. E poi il golfone questo, tutti i fiori. E poi giù all'esca, prima al posto di questi pantaloni qui avevo questi qua, ve li faccio vedere. Avevo questi, quelli fatti così, sono larghi con i tacchi, però siccome tanto, altrimenti ci sono anche i miei gag, devo portarli anche a fare il trattamento, siccome tanto devo andare al lavoro, quindi mi sono già cambiata. Poi questa roba non finisce più di asciugare, non so proprio come fare veramente. E poi abbiamo entrato anche le ciotole del canino, praticamente sono queste, non c'è la carta lui, ma tenere con scritte il canino, sono anche parecchi antiscivolo, molto molto, infatti in terra c'è un po', infatti in terra, ma se faccio fatica a spostarla, molto meglio così. Sì, qui c'è abbastanza casino, avevo rimesso tutto a posto, ma veramente c'è una cosa indescrivibile. Tra l'altro fra un po' vado anche a lavorare. Domani viene una mia collega a pranzo e non so neanche che cosa farli per pranzo. Francamente non ne ho completamente idea. Comunque adesso vediamo. Volevo lavarmi anche i capelli stamane, ma non ce l'ho fatta, la vedo se riesco domattina. Allora, sono già uscita, mi stavo guardando con Marco il commissario Rex, fantastico quel telefilm. Comunque, poi volevo dirvi anche di un gioco che sto facendo in questo periodo sul telefono. Poi quando sono a casa stasera ve lo faccio vedere, perché è molto bellino, come è una storia interattiva d'amore, diciamo. È molto bellino. Poi ve lo faccio vedere, me lo devo assolutamente ricordare. Sono appena uscita dal lavoro e vi volevo far vedere anche questi specie di guanti, praticamente. Questi qui, non sono riuscita a vederli. Comunque sono quelli senza le dita. Forse se li indosso vedete meglio. Eccole qua indossati, praticamente sono quelli con il foro qui per il dito. Poi sulla mano rimangono così, sono tutti stilici così con le perline. Mi piacciono veramente tanto. Comunque, adesso vado a casa, mangio, mi metto a editare il video. Nel frattempo è già uscito il video, l'ultimo vlogmas, non mi ricordo bene il titolo. Mi pare sia quello che per un po' non ci sarò, dove vi spiego appunto perché non ci sono. O comunque. E niente, poi mi penso, mi metto a guardarmi una delle mie fiction, di quelle che vi dicevo l'altra volta, e in più prima vi ho detto del gioco, quello lì, farvi vedere quel gioco, vi ho detto in quella maniera perché mi serve la wifi, senza quella non ve lo posso far vedere. Comunque adesso corro a casa, così faccio tutte le fedette e vi faccio vedere anche il giochino. Ci vediamo. Allora, sono arrivata a casa, non mi ricordo neanche dove ho messo le chiavi della macchina, perfetto, che non mi ricordo nemmeno se l'ho chiusa. Ah, eccole, trovate. Comunque, anche stamattina non ho chiamato la finanziaria,
sentire quanto mi manca da pagare per la 500, ma perché non è che me ne sono dimenticata, l'ho fatto di proposito perché volevo aspettare qualche giorno, visto che la rata l'ho pagata lunedì, quindi volevo aspettare qualche giorno in più in modo che non mi facessero storie. Domattina devo chiamare assolutamente, perché se voglio cambiare la macchina devo sapere quanto appunto mi rimane da pagare. Comunque, quando andai a sentire per la Jeep, quello Elomino mi disse che più o meno mi rimaneva sui 6.000 euro secondo lui, quindi se mi rimane sui 6.000 euro ce la dovrei fare appunto per riuscire a prendere la Jeep in questo vento, rispetto agli altri giorni molto meno, però tira sempre vento. Comunque adesso andiamo a casa, vado su e mangio anche perché ho fame. Nel frattempo sono a Marco. Adesso vi faccio vedere anche una cosa, la terrazza dei vicini è stupenda. Guarda, aspetta, allora, ora ve la faccio vedere perché è veramente, è bellina a morire, praticamente sarebbe quella, cioè è veramente stupenda, mi piace un sacco, c'hanno le luci, queste qua, scusate il brillito, queste cambiano colore. Adesso sono blu, però in genere, però dovrebbero cambiare, infatti hanno cambiato già colore, adesso sono viola, poi diventano rosa. Tra l'altro là c'è anche la stella, messi qua, poi queste lucine cambiano, ora i colori sono un po' sfalsati, però comunque cambiano colore. Sta anche iniziando a piovere, sta andando bene di nulla, vabbè. Voilà. Allora, finito di mangiare, adesso vi faccio vedere il gioco, quello che vi stavo dicendo. Mi arriva anche un messaggio da un altro youtuber, comunque. Allora, vi faccio vedere, mi sono così. Allora, il video si chiama, il gioco si chiama Linda Brown. Praticamente consiste nell'appunto, non mi metto a fuoco, vabbè, comunque adesso facciamo una partita, così ve lo faccio vedere. Ovviamente c'è lo spawn, la pubblicità. Comunque praticamente parla di una storia d'amore che praticamente Linda, appunto la protagonista del gioco, la chiamano un narcotrafficante, in poche parole. Ovviamente questo non c'entra assolutamente niente, che ha messo a fuoco forse, sì, credo di sì, comunque. Questo si leva, ecco fatto, e praticamente Linda è lei, vabbè. E ovviamente la chiamano narcotrafficante perché dicevano che lei è Linda, e lui no, cioè solo lei è Linda, e praticamente appunto... Vuoi spiegarmi perché praticamente lui se n'è andato da lei, insomma, comunque la storia parla appunto di lei che dicono che spaccia droga, ma in realtà non è così. Adesso io sono, mi pare, alla quarta stagione, se non sbaglio. Mi pare che ti sarà alla quarta, sì. Forse sì, vabbè, comunque il gioco è questo. Adesso mi lavo i denti, mi strucco. Mi accendo la televisione, anche se gioco dal telefono, anzi, e mi metto a montare il video qui nel letto direttamente. Ma anche un po' di mal di testa perché è tutto il giorno che ho i capelli legati, infatti mi devo scioglierli, però prima li voglio struccare. Certo, se ho qualcosa da dire che mi dà anche fastidio, devo anche leggere il messaggio dell'altro youtuber che mi ha scritto. Comunque io vi mando un bacio enorme, vi auguro una buona notte e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.